Le truppe d'assalto orbitali. Le truppe d'assalto orbitali, o DST, sono un'unità d'élite dell'UNSC. Sono addestrati per il tipo più difficile di operazione di atterraggio, una corsa terrificante in condizioni infernali verso le zone di scontro più delicate. Dato questo impiego estremo, gli ODST sono anche noti come saltatori infernali e le loro prime incarnazioni erano talvolta chiamate plotoni in caduta libera. Si tratta di un'organizzazione composta unicamente da volontari e bisogna essere una razza speciale di soldati per entrare a farne parte. Oltre a utilizzare un equipaggiamento di fanteria standard, gli ODST indossano una tuta specializzata tipicamente nera, che può tuttavia includere disegni mimetici di tipo urbano su alcuni pannelli. Altre caratteristiche comprendono un sistema di riscaldamento e condizionamento che può adattarsi alla firma infrarosso del tempo meteorologico, oltre a un sigillo ermetico e ad un serbatoio di ossigeno in grado di fornire aria per 15 minuti. Il casco degli ODST contiene congegni di comunicazione allo stato dell'arte e un display a sovraimpressione HUD e a sensori termici e di movimento. Le varianti degli ODST. Esistono diverse varianti dell'equipaggiamento degli ODST, con funzioni e obiettivi specifici per ogni missione. Sono presenti varianti per il combattimento a distanza, per il corpo a corpo e per la ricognizione, ciascuna progettata per meglio consentire a chi la indossa di operare a varie distanze e in diversi tipi di missione. Impiego degli ODST. I moduli monoposto di infiltrazione atmosferica, SOAV, sono un mezzo rivoluzionario per dispiegare gli ODST attraverso l'atmosfera. Anziché utilizzare navi da sbarco, gli ODST vengono lanciati in capsule individuali che concedono loro maggiore manovrabilità e li rendono bersagli meno evidenti per il nemico. Una capsula SOAV è un trasporto essenziale alto approssimatamente 5 metri e mezzo, largo 2 e mezzo e profondo altri 2 e mezzo, con un singolo portello di entrata su un lato. All'interno si trovano un sedile fissato, delle imbracature e varie rastrelliere e armadietti per l'equipaggiamento. Molto dello spazio viene dunque occupato dall'equipaggiamento e quindi, nonostante le dimensioni della capsula, lo spazio per muoversi è molto poco. Un compartimento lungo e stretto nella nave, soprannominato sala d'attesa dell'inferno, ha allineate due file di capsule da lancio. Ogni SOAV porta il nome di un singolo soldato e sta eretto su un tubo che scende nel ventre della nave. Queste camere di preparazione si sviluppano verticalmente sui ponti per consentire a più SOAV di utilizzare lo stesso tubo per uscire in rapida successione. Uno dei principali vantaggi dei SOAV sulle navi da sbarco è che un'astronave può passare velocemente su un pianeta e dispiegare centinaia di soldati in rapida successione. Ciò significa che la nave può continuare le manovre evasive limitando la propria vulnerabilità agli attacchi. Mobilitazione degli ODST. Il soldato sale nell'abitacolo del portello e si lega con le cinghie, rivolto alla porta direttamente avanti a sé. Sul lato interno della porta si trova affissa un'unità di videocomunicazione rinforzata e corazzata che trasmette informazioni e fornisce una connessione tra i soldati ODST durante la caduta. Le loro unità di comunicazione intracasco non funzioneranno finché non avranno superato le interferenze dell'alta atmosfera. Il comandante inizia un conto alla rovescia di 30 secondi, dopo il quale i SOAV scendono rapidamente attraverso il ventre della nave. Immediatamente la capsula subisce forti scossoni al contatto con l'atmosfera. È bilanciata per mantenere la stabilità di volo in posizione verticale, una volta penetrata l'atmosfera, ma durante la fase di rientro può rollare o rotolare su se stessa. Spesso il fuoco antiaereo colpisce alcune capsule durante la discesa, ma dal momento che costituiscono bersagli irrisori, ogni colpo risulta in una perdita, anziché in una decina. Se danneggiata, la scorza di ceramica che ricopre la capsula solitamente cede, causando un incredibile e talvolta fatale surriscaldamento dell'aria interna. Per questo gli ODST sono chiamati saltatori infernali. All'atterraggio, ogni ODST è responsabile dello svuotamento della propria capsula, del deposito di armi, munizioni e altre scorte extra, che
che vengono poi trasportate al campo base temporaneo dell'unità. I protocolli di infiltrazione dell'UNSC esigono che il SOEV dell'ufficiale comandante acceleri dopo il lancio e si posizioni nella fila frontale dell'avanzata. Ci sono varie ragioni per questa regola, e la più importante è la forte convinzione che gli ufficiali debbano guidare anziché seguire, essere disposti a fare tutto quello che si richiede alle loro truppe ed esporsi almeno allo stesso livello di pericolo dei loro subordinati.